Nel Natale di 50 anni fa, dopo un pellegrinaggio a Lourdes, 13 ragazzi disabili e un giovane prete, Don Franco Monterubianesi, decidono di iniziare l'avventura di una vita in comune in una vecchia villa abbandonata, poi ristrutturata a Capodarco di Fermo nelle Marche. Più che un obiettivo, dietro questa scelta coraggiosa c'è un desiderio grande: far sentire gli ultimi protagonisti della società e di un progetto di rinascita che arriva dall'alto. Oggi la comunità di Capodarco ha sedi in tutta Italia, alcune all'estero, e centinaia di volontari hanno sentito la stessa chiamata di Don Franco a prendersi cura di tossicodipendenti, di ragazze madri, di bimbi in difficoltà e persone con disabilità sia fisiche che psichiche, dando loro un lavoro, una dignità, una famiglia di cui sentirsi parte integrante. Il Papa li ha accolti tutti in casa sua lo scorso sabato e, dopo aver ascoltato le loro testimonianze, ha rilanciato un monito che travalica le mura dell'Aula Paolo VI. Soltanto se vengono riconosciuti i diritti dei più deboli, una società può dire di essere fondata sul diritto e sulla giustizia. Una società che desse spazio solo alle persone pienamente funzionali, del tutto autonome e indipendenti, non sarebbe una società degna dell'uomo. La discriminazione in base all'efficienza non è meno deplorevole di quella compiuto in base alla razza o al censo o alla religione. Anche Maria Grazia era presente con altre 2500 persone. Anche lei ha ricevuto la carezza del Papa e il cuore le si è riempito di gioia. 48 anni, nata prematura in seguito ad una violenta rapina subita dalla mamma e dal papà nella loro casa di Mestre, è affetta da tetraparesi spastica. Una vita la sua segnata dal dolore, tra ospedali e sogni infranti come quello di potersi laureare, ma ad un certo punto, nel 2000, è arrivato il riscatto nell'incontro con la comunità di Capodarco. Stare in comunità significa condividere, fare, dare quello che tu o quello che ti sta vicino, sia sotto forma di parole, sia sotto forma di gesti, di tempo, sotto vari significati. Direi che siamo nel 2017, però l'indifferenza ci fa male, tanto male, perché al contrario di quello che professa la comunità da 50 anni, l'indifferenza ci fa sentire soli e con poche forze. E questa indifferenza mette a tacere, fa scomparire la nostra voce. Papa Francesco ha cambiato tutto questo, no? Cerca di urlare sempre con i gesti, che il diverso è bello. L'unione, ma anche la condivisione, l'inclusione, tutti quei gesti di tenerezza, ha affermato il Papa, che fanno sentire gli sconfitti della vita vera risorsa per la società e la Chiesa. Accogliendo tutti questi piccoli segnati da impedimenti mentali o fisici o da ferite dell'anima, voi riconoscete in essi dei testimoni particolari della tenerezza di Dio, dai quali abbiamo molto da imparare e che hanno un posto privilegiato anche nella Chiesa. Nessun assistenzialismo né spirito pietistico. Ciò che fa grande la comunità di Capodarco, secondo il presidente Don Vinicio Albanesi, sono la vicinanza, il bene che circola, la capacità di superare i limiti. Nell'incontro con le persone, anche le più disastrate, sia fisicamente che psicologicamente, c'è la capacità di dialogo. Noi siamo nati per stare insieme, non per star soli.